otto mesi dall'inizio della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid, gli operatori della ASL di Teramo, fortemente interessati da queste attività, ancora non hanno percepito nessun compenso da parte dell'azienda sanitaria locale. Sì, ci sembrava doveroso intervenire come organizzazione sindacale su questo aspetto, in considerazione che gli operatori che si sono occupati della campagna vaccinale nonché dell'esecuzione dei tamponi è da gennaio che non percepiscono il dovuto. E quindi se si è arrivata ad avere un numero giornaliero che ha superato le 16.000 vaccinazioni, se la campagna vaccinale procede così speditamente è grazie agli operatori che con impegno e professionalità ogni giorno contribuiscono a far sì che la popolazione venga immunizzata totalmente, e quindi ci sembra giusto, visto che sono loro che poi in prima linea fanno fronte al contrasto della pandemia, ci sembrava giusto intervenire per chiedere la retribuzione per l'attività svolta. I ritardi, a detta dell'azienda sanitaria locale, sono dovuti al mancato trasferimento dei fondi da parte della regione alla ASL di Teramo, che quindi non ha potuto procedere al saldo dei progetti. Al netto dei ritardi per gli stanziamenti dei fondi da parte della regione, però adesso noi siamo venuti a conoscenza di una delibera, esattamente la 353, che stanziava i fondi per il pagamento di queste attività per il contrasto al Covid già nel giugno scorso, e quindi in virtù dell'emanazione di questa delibera chiedevamo che questi operatori venissero retribuiti il prima possibile. Situazione analoga anche per gli operatori del 118 per la copertura delle postazioni e dei trasporti secondari. Anche in questo caso la ASL è in forte ritardo con il pagamento del dovuto. Forti ritardi a partire da gennaio. In questo caso invece non ci diamo una motivazione valida, perché mentre per quanto riguarda gli altri progetti si aveva bisogno di uno stanziamento regionale, queste prestazioni aggiuntive vengono pagate con dei soldi stanziati con i proventi già in essere nella nostra ASL, quindi a budget all'interno della nostra ASL. Chiediamo anche qui che vengano quanto prima pagate le spettanze agli operatori che si occupano di queste prestazioni.